Dead Island è un survival horror dall'aspetto curioso. La Techland ha voluto infatti avvicinarsi al genere proponendo un gioco che sia per l'ambientazione sia per le sue meccaniche di gioco risulta essere abbastanza particolare agli occhi meno esperti. Ma dando uno sguardo più attento, non può non saltare all'occhio l'immenso numero di similitudini con altri giochi del suo genere. La trama è molto semplice. Ci svegliamo dopo una sbronza in una bellissima isola tropicale e fuori dalla nostra stanza troviamo uno scenario apocalittico dove i morti viventi fanno da padroni. E questo ci ricorda molto la trama di alcuni film e persino di altri giochi. Possiamo scegliere tra quattro personaggi, ognuno con caratteristiche differenti, che però pesano ben poco sul gioco. In altre parole, la scelta del personaggio è quasi esclusivamente una scelta estetica. Fondamentalmente, Dead Island è un ibrido di vari generi e giochi. È infatti principalmente un action game in prima persona, che però trae elementi e sfumature dagli FPS e RPG. Il gioco infatti è un quest based, ci verranno proposte delle missioni che ci serviranno per acquisire esperienza e denaro e poter salire così di livello. E ad ogni livello potremo sbloccare nuove abilità ed armi utili per sopravvivere in questo scenario apocalittico. Questo ci ricorda molto a giochi come Resident Evil e Dead Rising, con la differenza però che le quest di Dead Island non hanno alcun limite di tempo. Possiamo anche decidere di non accettare subito le missioni e di girare liberamente per l'isola, andando a caccia di zombie, usando come armi tutto ciò che ci capita a tiro. Altra caratteristica del gioco è la customizzazione delle armi. Potremmo per esempio aggiungere dei chiodi alla nostra mazza da baseball, peccato però che questa si possa fare soltanto in poche aree del gioco e avremo bisogno di alcuni elementi, non pochi, che troveremo sparsi per l'isola. Nel complesso, Dead Island risulta essere un buon gioco e la visuale in prima persona è abbastanza coinvolgente, ci fa immergere totalmente nel gioco, creando a volte persino qualche sussulto. Ci troveremo presto ad affrontare zombie più o meno forti, dovremo salvare superstiti, girare l'isola in macchina e avremo anche la possibilità di giocare in partite multiplayer, che a nostro avviso è una delle caratteristiche più divertenti di tutto il gioco. Occorreranno parecchie ore per completarlo e secondo noi Dead Island va giocato a piccole dosi per non rischiare di risultare noioso e monotono dopo alcune ore. Voto di Gamers Zoom 7. Consigliato.